piacere constatare che questo nostro convegno si svolge 100 anni e 12 giorni dal congresso del Partito Operaio Socialdemocratico Russo di Berna, che aveva come tema la questione dell'Europa dopo la guerra. E fu in quel convegno che per la prima volta, anzi ancora una volta, il dissenso tra Lenin e Trotsky si manifestò in tutta la loro forza e inconciliabilità. Lenin sosteneva che non c'era da parlare di Unione Politica Europea, di Stati Uniti d'Europa, perché sarebbero stati al termine della guerra tutti stati capitalistici. Trotsky sosteneva che poteva anche essere vero, ma che soltanto in un ambito territoriale più ampio era possibile far avanzare la rivoluzione in Occidente. Naturalmente questi due grandi esponenti del movimento operaio internazionale, ambedue non si convinsero reciprocamente, con le conseguenze naturalmente, con le conseguenze forse nefaste, per non aver avuto la possibilità di realizzare la rivoluzione in Occidente e di però provare a fare il socialismo in un paese solo. Cominciò forse allora una delle tragiche vicende del socialismo nel mondo. Ma siamo in Europa allora, siamo già in Europa, e quindi abbiamo in realtà da parte del movimento operaio europeo già la consapevolezza della questione europea, di quella questione che noi trattiamo e che a mio giudizio dimostra ampiamente l'attualità di Berlinguer, europeista e comunista. Il Berlinguer della lotta contro il prepotere delle società multinazionali per democratizzare la vita della comunità, per un'Europa nuova nella quale il socialismo, un socialismo nella libertà, si affermi come via maestra per arrestare il declino di questa parte del nostro continente. Mi pare in realtà di un'attualità impressionante la coincidenza di queste affermazioni con la situazione oggi che oggi noi lamentiamo e che stiamo vivendo. Attualità quindi della lotta contro il capitalismo nella sua forma attuale, quella neoliberista, quella dell'Unione Europea, la più sottilmente costruttiva del totalitarismo del capitale. Quel totalitarismo che va combattuto nello stesso suo ambito, nella stessa dimensione spaziale che ha conquistato per esercitare la sua sovranità, proprio contro il neoliberismo e per la democrazia. Dobbiamo combattere la democrazia del nesso indissolubile che lega al socialismo le libertà tradizionali, le libertà conquistate dalla borghesia. La democrazia che il neoliberismo comprime fino a vanificarla, svuotandola di ambedue i lemmi che ne compongono il nome, disperdendone il demos della solitudine tragica dell'individualismo più spietato, appropriandosi del kratos tutto intero, mistificandone istituzioni, procedure, condizioni soggettive di massa. E ha raggiunto infatti la sua perfezione istituzionale il capitalismo neoliberista. Ha raggiunto il massimo della sua capacità di trasformare il Verfreden in
Certo, avrebbe detto Marx, cioè la rappresentanza in oppressione. Lo ha raggiunto in Europa e lo ha raggiunto essiccando della statualità qualsivoglia sedimento della socialità, creando un apparato istituzionale che non ha eguali per soddisfare l'inesauribile sete di dominio del capitale, la sua pervasività irrefrenabile. Nell'Europa Berlinguer voleva l'unità politica, l'opposto di quella dell'Unione Europea. Perché l'opposto? Perché voleva l'Europa, sì, ma l'Europa della democrazia, la democrazia in Europa, che non c'era e non c'è. Perché non c'è? Io credo che sia quanto mai necessario comprendere fino in fondo qual è la struttura del neoliberismo così come è stato istituzionalizzato. Credo cioè che sia quanto mai necessario capire che cos'è l'Unione Europea. E credo che sia quindi opportuno fare una riflessione che ne stabilisca i caratteri essenziali. E trovo una certa difficoltà iniziale. Definire l'Unione Europea, intendendo per definizione la collocazione di un'entità in un genere secondo un modello esplicitato e esplicitandone l'appartenenza ad una forma immediatamente riconoscibile, nel caso dell'Europa è inutile. L'Unione Europea rifugge da qualunque tipologia tassonomica, conosciuta finora. Machiavelli la disconoscerebbe, perché fuori dalla classica indefettibile configurazione di Repubblica o di Principato. Non è di formazione originaria l'Unione Europea, né deriva da una successione. Non dispone di un territorio, ma potere normativo sui territori. Non è colonia di uno Stato, non è uno Stato, non è una confederazione, non è una federazione, non è una democrazia, non è una dittatura. Assembla questa Unione Europea i caratteri di ciascuna delle forme istituzionali delle aggregazioni umane, ma non ne invera nessuna. È un ordinamento, sì, la cui effettività è però assicurata dagli stati che lo compongono. Non è né Repubblica né Principata perché non è Stato. Non è di formazione originaria perché deriva dai trattati stipulati da e tra stati, denunziabili in ultima istanza dagli stati che li hanno stipulati, da questi stessi modificabili e integrabili ed anche regolabili mediante trattati, in modo cioè fuori dalla disciplina che i trattati stessi definiscono per integrarsi. Non c'è un decurius, non c'è un padre, non c'è un tizio dal quale ereditare la successione, e non ce l'ha. Non è un territorio, ma ad offrire questo elemento indefettibile di un'aggregazione umana avente forma ordinamentale, autonoma, provvedono gli stati che come tale possano sottrarlo. Non è uno Stato, non dispone di quell'indefettibile potere primario e generale degli stati che si denomina sovranità. La erode questa sovranità, la erode dagli stati, ma mai in via definitiva e complessiva. Non è poi una colonia di uno Stato dal quale potrebbe derivare una qualche fisionomia definibile istituzionalmente.
Non è una confederazione di stati perché si appropria della loro competenza esclusiva in ordine ai rapporti giuridici interni. Non è uno Stato federale perché non dispone di un sistema di organi centrali dotato di autonoma primazia giuridica e politica. La si definisce come entità sovranazionale, sovranazionale di stati, entità dotata di un proprio ordinamento giuridico che si sovrappone e copre quelle degli singoli stati, degli stati che la compongono, e che finisce fatalmente a rattrappire la dinamica della sua e di ogni altra organizzazione al suo interno. Non è una democrazia e per molti motivi non nasce da un atto di volontà della sua base sociale, non è infatti espressione della sovranità popolare né dei singoli stati né dell'insieme degli stati membri, solo da una manifestazione di volontà generale e contestuale dei singoli popoli europei. L'Unione Europea avrebbe potuto dimostrare l'avvenuta formazione del popolo europeo come entità unitaria e permanente, decise a perseguire un futuro comune. Questa manifestazione di volontà non c'è stata. I trattati, atti convenzionali del diritto internazionale, sono manifestazioni di volontà degli stati governi, dei governi degli stati, non degli stati comunità, non della società base degli stati, e in quanto tale non sopprimono le diversità delle comunità statali, la confermano, non unificano le diverse sovranità, le assumono a fondamenti della loro legalità e dei contenuti degli atti normativi stipulati. Non ha Costituzione. Innanzitutto perché non è uno Stato. Infatti ad istituire l'Unione Europea furono i trattati, atti esterni degli Stati, atti che per loro natura non dispongono del potere fondativo di ogni applicazione umana, di potere fondativo di ogni applicazione a forma Stato. E per di più, rispetto ai trattati, questa Costituzione non può diventare tale, non è diventata le due o tre volte che ne è stata proposta l'applicazione. Comunque non sarebbe mai l'Unione Europea, non avrebbe mai un'Unione Europea una Costituzione, poiché la Costituzione suppone e nasce per realizzare due obiettivi: i diritti inviolabili, la divisione del potere, e l'Unione Europea la divisione del potere non la conosce, aggruma potere legislativo e potere esecutivo, e in realtà determina attraverso questa aggrumazione, attraverso questa aggregazione, determina anche i contenuti del potere giudiziario dell'Alta Corte di Giustizia dell'Unione Europea. L'estraneità ai modelli di Stato e di governo va spiegata. Deriva dal processo di formazione dell'Unione Europea, un processo, dicevo poc'anzi, di erosione politica continuata della sovranità degli Stati che compongono questa Unione. Processo quanto mai singolare, perché di erosione tanto strisciante quanto legata alle singole sovranità statali determinate e perseguite per mezzo secolo, accelerate e sostanzialmente compiute nell'ultimo ventennio. Erosione a danno degli Stati membri da parte dell'Unione. Erosione di quello che gli Stati membri hanno di proprio e di prezioso,
erosione cioè del potere che una volta chiamavamo sovranità nazionale. L'erosione cioè della sovranità degli stati è stata funzionale ed è funzionale alla distruzione della sovranità popolare all'interno dei singoli stati. Perché tutto questo è accaduto? Qual è lo scopo? Qual era il fine? Qual è l'idea di fondo che ispira l'Unione Europea? Qual è il suo fondamento? Il fondamento dell'Unione Europea non è quello, non è quello che viene declamato nell'articolo 2 e 3 del Trattato di Lisbona. Non è quello per una ragione molto semplice, perché come per ogni ordinamento la verità sua, la verità propria, è data dalla legge di movimento degli ordinamenti, la legge di movimento degli ordinamenti degli stati, cioè la dinamica degli stati. E la dinamica degli stati è stabilita non nella prima parte del Trattato di Lisbona, ma negli articoli 119 e 120 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. E questi articoli stabiliscono che l'Unione Europea si fonda ed agisce per realizzare un'economia di mercato aperta e libera concorrenza. Questo è il principio fondamentale. E per la prima volta nella storia delle aggregazioni umane si adotta una dottrina economica a fondamento di un'organizzazione così vasta, così ampia. Quale legittimità può mai vantare? Quanta legittimità può realizzare un'entità di questo tipo? Dico queste cose perché credo quanto mai necessario sapere esattamente qual è l'avversario, sapere esattamente che l'avversario in Europa è una istituzione fatta in funzione esclusiva del capitale prestato, in funzione esclusiva dell'obiettivo di raggiungere un'economia di mercato aperta e libera concorrenza e non altro. Per cui le dichiarazioni che sono stabilite primi articoli del Trattato sull'Unione diventano declamazioni, diventano prese in giro, falsificazioni della reale funzione, del reale obiettivo del che cos'è la Unione Europea. Enrico Berlinguer nella sua vita e nella sua attività e nella sua attività di parlamentare e soprattutto nella sua attività di leader politico ha sempre proposto l'Unione Europea come organizzazione che avesse unità politica. E appunto per evitare l'unità politica, però, che questa Unione Europea è stata costruita così come costruita, c'è questa contraddizione di fondo, c'è un'opposizione netta tra l'europeismo di Enrico Berlinguer e la realizzazione che è stata fatta dell'Unione Europea. Io credo che allora il compito che abbiamo di fronte è quella sì di un'Europa, anzi quanto mai stabilire, fondare, creare una entità politica nel grande spazio che è l'Europa, ma farla per obiettivi con uno spirito, con dinamica esattamente opposte a quelle esistenti. E solo a questo punto, credo che possiamo noi cominciare a pensare a quale può essere, con quali forme, in quali modi, attraverso quali procedure, attraverso quali scansioni è possibile creare una entità europea che corrisponda a quella che è stata la predicazione di Enrico Berlinguer, comunista ed europeista. Grazie.